Cari fratelli e sorelle, prima di tutto ringrazio di cuore quello che il mio fratello Andrea ci ha detto. Grazie tante, grazie tante. È motivo di particolare gioia incontrarmi oggi con voi, delegate delle chiese ortodosse orientali e delle comunità ecclesiali di Occidente. Vi ringrazio per aver voluto prendere parte alla celebrazione che ha segnato l'inizio del mio ministero di Vescovo di Roma e successore di Pietro. Ieri mattina, durante la Santa Messa, attraverso le vostre persone, ho riconosciuto spiritualmente presenti le comunità che rappresentate. In questa manifestazione di fede, mi è parso così di vivere in maniera ancor più pressante la preghiera per l'unità tra i credenti in Cristo e insieme di vederne in qualche modo prefigurata quella piena realizzazione che dipende dal piano di Dio e della nostra leale collaborazione. Inizio il mio ministero apostolico durante quest'anno che il mio venerato predecessore Benedetto XVI, con intuizione veramente ispirata, ha proclamato per la Chiesa Cattolica Anno della Fede. Con questa iniziativa, che desidero continuare e spero sia di stimolo per il cammino di fede di tutti, egli ha voluto segnare il 50° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, proponendo una sorta di pellegrinaggio verso ciò che per ogni cristiano rappresenta l'essenziale, il rapporto personale e trasformante con Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Proprio nel desiderio di annunciare questo tesoro permanente valido della fede agli uomini del nostro tempo risiede il cuore del messaggio consiliare. Insieme con voi non posso dimenticare quanto quel concilio abbia significato per il cammino ecumenico. Mi piace ricordare le parole che il Beato Giovanni XXIII, di cui ricorderemo tra breve il 50° della scomparsa, pronunciò nel memorabile discorso di inaugurazione. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il grande mistero di quella unità che Cristo Gesù, con ardentissime preghiere, ha chiesto al Padre Celeste nell'imminenza del suo sacrificio. Essa gode di pace suavissima, sapendo di essere intimamente unita a Cristo in quelle preghiere. Questo Papa Giovanni. Sì, cari fratelli e sorelle in Cristo, sentiamoci tutti intimamente uniti alla preghiera del nostro Salvatore nell'ultima cena, alla sua invocazione, ut unum sint. Chiediamo al Padre misericordioso di vivere in pienezza quella fede che abbiamo ricevuto in dono nel giorno del nostro battesimo e di poter dare testimonianza libera, gioiosa e coraggiosa. Sarà questo il nostro migliore servizio alla causa dell'unità tra i cristiani, un servizio di speranza per un mondo ancora segnato da divisioni, da contrasti e da rivalità. Più saremo fedeli alla sua volontà nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e più cammineremo realmente e sostanzialmente verso l'unità. Da parte mia, desidero assicurare, sulla scia dei miei predecessori, la ferma volontà di proseguire nel cammino del dialogo ecumenico. E ringrazio sin d'ora il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per l'aiuto che continuerà a offrire in mio nome
per questa nobilissima causa. Vi chiedo, cari fratelli e sorelle, di portare il mio cordiale saluto e l'assicurazione del mio ricordo nel Signore Gesù alle chiese e comunità cristiane che qui rappresentate, e domando a voi la carità di una speciale preghiera per la mia persona, affinché possa essere un pastore secondo il cuore di Cristo. Ed ora mi rivolgo a voi, distinti rappresentanti del popolo ebraico, al quale ci lega uno specialissimo vincolo spirituale, dal momento che, come afferma il Concilio Vaticano II, la Chiesa di Cristo riconosce che negli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. Vi ringrazio della vostra presenza e confido che con l'aiuto dell'Altissimo potremo proseguire proficuamente quel fraterno dialogo che il Concilio auspicava e che si è effettivamente realizzato, portando non pochi frutti, specialmente nel corso degli ultimi decenni. Saluto poi e ringrazio cordialmente tutti voi, cari amici appartenenti ad altre tradizioni religiose, innanzitutto i musulmani, che adorano Dio unico, vivente e misericordioso, e lo invocano nella preghiera, e voi tutti. Apprezzo molto la vostra presenza. In essa vedo un segno tangibile della volontà di crescere nella stima reciproca e nella cooperazione per il bene comune dell'umanità. La Chiesa Cattolica è consapevole dell'importanza che ha la promozione dell'amicizia e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradizioni religiose. Questo voglio ripeterlo. Promozione dell'amicizia e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradizioni religiose. Lo attesta anche il prezioso lavoro che svolge il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Essa è ugualmente consapevole della responsabilità che tutti portiamo verso questo mondo, verso l'intero creato che dobbiamo amare e custodire. E noi possiamo fare molto per il bene di chi è più povero, di chi è debole e di chi soffre, per favorire la giustizia, per promuovere la riconciliazione, per costruire la pace. Ma soprattutto dobbiamo tenere viva nel mondo la sete dell'assoluto, non permettendo che prevalga una visione della persona umana ad una sola dimensione, secondo cui l'uomo si riduce a ciò che produce e a ciò che consuma. E questa una delle insidie più pericolose per il nostro tempo. Sappiamo quanta violenza abbia prodotto nella storia recente il tentativo di eliminare Dio e il divino dall'orizzonte dell'umanità, e avvertiamo il valore di testimoniare nelle nostre società la originaria apertura alla trascendenza che è insita nel cuore dell'uomo. In ciò sentiamo vicini anche tutti quegli uomini e donne che, pur non riconoscendosi appartenenti a alcuna tradizione religiosa, si sentono tuttavia in ricerca della verità, della bontà e della bellezza. Questa verità, bontà e bellezza di Dio, e che sono nostri preziosi alleati nell'impegno a difesa della dignità dell'uomo, nella costruzione
di una convivenza pacifica fra i popoli e nel custodire con cura il creato. Cari amici, grazie ancora per la vostra presenza. A tutti vada il mio cordiale e fraterno saluto.